Vabbè ragazzi, è finito un altro campionato di merda. Si finì. Che dire? Ma l'Inter era già in vacanza praticamente. Sassuolo Inter è stata, diciamo, una specie di amichevole. Beh, insomma, il Sassuolo alla fine doveva per forza vincere, quindi per arrivare in Europa, chissà se ci andrà veramente. Anche perché so già che poi bisogna vedere poi appunto se avrà la licenza UEFA il Sassuolo, tanto alla fine sempre gira rigira, però magari non è detto, magari riuscirà a fare comunque un traguardo storico per il Sassuolo. Buon per loro, che comunque sono meritati, che è una di quelle ultime neopromosse che comunque è sempre stata una squadra tosta alla fine. Poi l'Inter, cosa commentare? Io questa partita qua non l'ho manco vista, tra l'altro. Proprio mi sono un po' rifiutato di vederla e ho fatto stra bene. Come già dovevo fare con la Lazio, come già dovevo fare con le partite precedenti. Ma una partita sì, una partita no, Ma è un'altalena, questa è un'altalena. Vabbè, questa qui vabbè era inutile, ci può ancora stare. Che già neanche il tempo, eravamo sotto di un gol, dopo 5 minuti gol di merda, tra l'altro, da quello che ho visto. Poi 2-0, 2-1, 3-1, poi espulsioni, ormai io non ho mai visto l'Inter con tutti questi espulsi in una stagione. Io non me la ricordo l'Inter con tutti questi espulsi. Sembra un'espulsione strana. Boh, non si capisce. Poi sembra Murillo, sembra gli stessi giocatori. Poi magari oggi può stare, per carità, nel senso, alla fine. Poi, su tutte queste espulsioni non me le spiego. Sarà forse i giocatori troppo nervosi, forse troppe reazioni, per carità. Però veramente non. Beh, un po'. Poi al di là di quello, comunque. Era una partita. Penso che l'Inter aveva giocato una partita molto blanda, perché comunque io dai gol che ho visto, mica la gente che camminavano, proprio non c'è stata neanche una reazione proprio. Comunque, alla fine della fiera è finito un campionato più o meno allo stesso modo. Complimenti per il Napoli che c'è stato la Champions League direttamente. Higuain 36 gol. Porca troia, veramente. 36 gol. Quasi in quella partita. Complimenti. Roma terza. Noi quarti. E oh, alla fine ci può ancora stare. Nel senso, la squadra è, cioè, è vero, ci sono poche scuse da inventarsi, perché alla fin fine, alla fine l'obiettivo era il terzo posto e Mancini come il giocatore che voleva lui. Poi tanti non li ha utilizzati tantissimo. L'obiettivo era il terzo posto, l'obiettivo minimo al terzo posto, fallito. Una Coppa Italia poteva pure vincerla, invece no, manco in finale. È stata fallimentare come campionato, come stagione, fino a un certo punto, secondo me, perché comunque un miglioramento c'è stato rispetto agli altri campionati, alla scorsa stagione, quella prima, disastrosa. Accontentiamoci così per adesso, perché comunque io spero che questa sia la base per riuscire a raggiungere posti migliori e eventualmente magari vincere campionati, magari il prossimo anno. Dubito proprio che riusciamo a vincere campionati, perché comunque non è una squadra nuova, e quindi ci può ancora stare che comunque si devono ancora adattare tra di loro, devono un attimo trovare la giusta
sintonia, insomma. Quindi speriamo bene che facciano una campagna acquisti e cessioni come si deve, perché io ho tanti giocatori, lo stufo di vederli all'Inter, come già detto in precedenza. E ci vorrebbe quel giocatore di qualità che proprio cambierebbe la storia dell'Inter, insomma, cioè, che è proprio che sia veramente decisivo. E oltre quello ci vorrebbe, cioè, non solo un giocatore ma anche 3-4, direi 3-4 innesti importanti, e ci vorrebbe il giusto carattere per mantenere i primi posti, perché veramente io mi sono stufo di vedere ogni anno crolli da gennaio in poi. Hanno dei crolli che non si capisce perché, non si capisce perché, non si riesce più a mantenere i risultati. Bisogna avere una continuità che non sembrava che avessimo trovato, invece no, proprio non si riesce a trovare continuità. Il problema è quello, che ci sta, che non è che uno deve vincere per sempre le partite, cioè, sarebbe bello fare una bel filotto di 10 vittorie consecutive, 12 consecutive, comunque quello è già un bel colpaccio. Però almeno sai, ne vinci 3-4 consecutive, poi uno la pareggi, ne vinci altri 2-3, poi uno ci sta a perderla ogni tanto. 11 sconfitte sono tante, ne abbiamo vinte 20. Però ecco, se quelle sconfitte, se metà di quelle sconfitte fossero stati pareggi, già la cosa cambiava, già eravamo più o meno un po' più in alto in classifica. Ma comunque così i campionati vanno retti dall'inizio alla fine. Poi magari a volte capita di iniziare male, ci può stare, poi uno rimonta, vedi la Juve, che fate? Però è così, i campionati vanno per vincerli così. Ora speriamo, appunto, ripeto, che ci sia un calciomercato come si deve. Perché vedo mi sono tutto cazzo, vedrei se cazzi campionati un po' così, proprio fino ad arrivare alla fine, che proprio ti stufi, perché è una cosa allucinante. E ragazzi, che da aggiungere? In Serie B alla fine sono quasi tornate le neopromosse, tranne il Palermo. Peccato per il Carpi, che comunque il Carpi secondo me meritava di rimanere in Serie A, secondo me. Frosinone non ce l'ha fatta, già si sapeva. Il Verona, vabbè, era già retrocesso. Tanti giocatori lasciano il calcio, lasciano la Serie A, tra cui Klose è un buon attaccante, mi sembra piaciuto come attaccante. Luca Toni, un grande giocatore di Natale. Arriveranno momenti in cui mai le bandiere, i grandi giocatori, mai quelli di classe anni 70, pian piano si stanno ritirando tutti. Totti, chissà se il prossimo anno farà bene, se rimarrà, se combinerà. Direi di quello, ragazzi. Appuntamento alla prossima. Vedremo un po' come finirà la stagione. Allora, il Barcellona ha vinto il campionato all'ultima. Bayern Monaco ha vinto, il PSG ha stravinto. Insomma, più o meno sempre le stesse. La fine del giro sempre le stesse qui nel campionato. Vedremo però l'Europa League e la Champions League, chi sarà in grado di vincerla. Quindi ragazzi, appuntamento alla prossima. Liverpool Siviglia, sapete già io per chi tifo. E vi auguro un buon proseguimento, una buona settimana. Forza Inter sempre. Speriamo il meglio, speriamo. Speriamo, come sempre, speriamo. Ciao.